Lorenzo di Citra, allora sei in viaggio, destinazione tale e quale show, quindi domani sera Esatto. inizierà questa tua nuova avventura, ma innanzitutto perché proprio tale e quale? Perché lo reputo un programma molto seguito, bello e divertente, dove davvero ci si può mettere in gioco e per un artista, insomma, che ama la musica, imparare dagli altri è sempre positivo. Imparare dagli altri, lì ce n'è da imparare perché c'hai veramente ma tanta tanta storia proprio anche della musica italiana e dello spettacolo italiano. Esatto. Diciamo che abbraccia generi completamente unici e totali, insomma, tutta la musica è sempre stata poi performata su quel palco, tutti i grandi artisti, insomma, da quelli passati ai più recenti, quindi è un programma super pop che funziona, che la gente ama, insomma. Ecco, tra l'altro le tue origini, come tutti sappiamo, sono liriche, eh? E poi tu Sì. le hai ovviamente mescolate con appunto il pop, ma quindi Sì. che cosa ci dobbiamo aspettare dalle tue performance e dai personaggi, soprattutto che interpreterai? Saranno, Ci dobbiamo aspettare. diciamo, o saranno delle cose completamente diverse? No, ci sarà coerenza sicuramente, insomma, con quello che è il mio repertorio, però ci saranno anche delle sorprese, quindi sarà tutto da scoprire. Quindi è ora qualcosa di completamente diverso, come titolavano i Monty Python all'epoca. Eh sì, ci saranno delle puntate in cui capiterà, insomma, davvero qualche sconvolgimento strano, però sarà bello perché, insomma, c'è davvero tanta, tanta energia giusta e poi abbiamo scelto comunque dei personaggi che sono comunque sempre in linea con appunto il mio percorso, quindi non sbaveremo mai, ecco, però sarà divertente scoprire chi si andrà a interpretare. Ecco, e a proposito di personaggi, invece ti chiedo, c'è un sogno futuro, un artista con cui ti piacerebbe duettare magari da qui ai prossimi decenni? Sì, c'è. Mi piacerebbe tantissimo un giorno scrivere una canzone e perché no, insomma, cantarla anche insieme con Elisa. Perché? Elisa, come mai proprio Elisa fra tante? Magari potevi dirmi nomi internazionali, e invece Elisa. Beh, no, inizio volando basso. Ci sono chiaramente anche artisti internazionali che sognerei, però Elisa, tra appunto i cantanti italiani, secondo me è l'artista più eclettica, più completa e poi a livello vocale, insomma, una voce che mi piace tantissimo, quindi sarebbe bello soprattutto scrivere con lei, perché è davvero una cantautrice incredibile. Bene, allora manderemo questo video a Elisa e chissà, Meno chissà, male, sì, speriamo. non saremmo autori di... Senti, ma invece riguardo i giudici, chi ti preoccupa di più, fra virgolette? Beh, più che preoccuparmi, temo un po' i giudizi, a volte forse troppo televisivi che magari in passato ho visto, ho sentito. Tra tutti, la Goggi sicuramente è quella che ha più sensibilità musicale, quindi sicuramente sarà forse un po' più critica nel discorso proprio imitativo. Quindi bisogna fare un ottimo lavoro. Anche perché appunto i giudizi di solito, soprattutto quelli magari di Malgioglio, tendono a sottolineare chi magari non fa di professione il cantante e quindi può avere delle stonature. Cioè, tu hai una voce stupenda e quindi, diciamo, da questo punto di vista, Grazie. è tranquillo, insomma, critiche, non, appunto, come dicevi tu, forse è più Loretta che ti può preoccupare perché magari per la parte imitativa, ma se no per il resto Esatto, vai proprio sì. sul velluto. E Esatto. poi ti volevo chiedere, invece, dopo l'esperienza di tale e quale, per te non finisce lì perché hai in programma addirittura la pubblicazione di un disco finalmente. Noi ti abbiamo Esatto. ricordato che negli scorsi mesi sono usciti dei singoli, anche con Tantissimo. dei duetti importanti internazionali, se li vuoi ricordare tu, Sì, e adesso arriva il disco. con Angun. Esatto, con Angu. Esatto, sì. L'anno scorso, appunto, il ritorno, diciamo, sulle scene discografiche è avvenuto con una grande interprete, una grande artista che ho avuto la fortuna di conoscere e di esserci amico. Appunto, lei è Angun. E mi ha regalato questa presenza in questo brano che abbiamo scritto appunto anni fa, Elia Lo,
E a completare la ciliegina sulla torta, un'altra amica si è aggiunta, insomma, al duetto, ma per il video, insomma, a livello di competenze artistiche, ed è stata Eleonora Bagnato che ha ballato nel videoclip, e quindi è stato un bel ritorno con due belle compagne accanto. Questa è stata un po' l'apripista a quello che è tutto il lavoro di scrittura che è avvenuto, insomma, in tutto questo periodo e che continua. E quindi sì, dopo il programma è prevista, insomma, finalmente l'uscita di quello che saranno, insomma, diversi singoli nuovi, un EP. Insomma, adesso stiamo cercando di capire come strutturare il tutto, ma è imminente ormai l'uscita. Ecco. Quindi quando si prepara un nuovo disco c'è poi anche una carica doppia, no? Un'emozione doppia, perché al di là della preparazione al programma, poi per un artista è ovvio che questo è un passaggio, una vetrina, come diceva in conferenza Carlo Conti, ma poi quello che conta è la musica vera, no? Sì, esatto. Poi facendo questo di mestiere, insomma, è importante che appunto si utilizzi magari appunto quello che adesso è lo spettacolo, quel palco, piuttosto per tornare a farsi sentire. Però ecco, poi tutto il lavoro, forse più importante, tra virgolette, mi verrebbe da dire, ma insomma, quello un po' più ricercato, più strutturato, arriverà subito dopo e non vedo l'ora. E poi ci aspettiamo ovviamente anche dei live, perché poi la musica è bello inciderla, ma è bello anche Assolutissimamente, sì. ascoltare il pubblico dal vivo. Non vedo l'ora di finalmente partire a far concerti, un po' andare in giro e portare poi questa nuova musica in giro, ecco. Qual è il tuo di rapporto con il pubblico? In generale, e con il tuo, con i tuoi fan? Guarda, molto trasparente, molto diretto, a me piace essere molto, ecco, vero poi con la gente che ti ascolta, perché credo che poi sia la ricetta giusta perché il pubblico si affezioni e ti segua veramente. Ecco, più si è autentici, più si è anche disponibili con chi ti ascolta, con chi ti apprezza, e più si crea quel legame di fiducia poi necessario, ecco. Va bene, per chiudere ti chiedo, fra tutti i tuoi compagni barra avversari, bonariamente ovviamente, perché la competizione, a differenza di altri programmi, non è poi così feroce, diciamo, ce n'è uno in particolare che ti incuriosisce oppure dal quale dici, ma voglio veramente rubare, insomma, oppure che ti è andato particolarmente in simpatia? E io ancora non li ho sentiti cantare o comunque esibirsi, quindi non posso giudicare, ecco, sul lavoro che si farà. Però sicuramente ci sono delle belle voci, insomma, delle belle presenze, quindi sono curioso di ascoltare Ilaria Mangiovì che canterà Giorgio, piuttosto che Luca che farà Tiziano Ferro. Sono curioso di ascoltare queste grandi voci che ho sempre apprezzato, perché appunto li conoscevo da prima. Non vedo l'ora, insomma, di vederli sul palco con questi altri grandi, insomma, poi artisti, perché anche loro hanno dei grandi nomi in prima puntata, quindi sarà molto divertente domani sera, molto, sì. Allora, in attesa del nuovo disco di Lorenzo Licitra, diamo l'appuntamento per tale e quale. Vediamo domani sera su Rai 1, con la prima serata di Tale e Quale. Vi aspetto, non mancate. Grazie e in bocca al lupo. A te, grazie mille, buon lavoro.